Le inchieste sulla ricostruzione sono soltanto una minima parte rispetto al grande sforzo economico in piedi. È sicuro il sindaco Biondi che non intralceranno la ricostruzione dell'Aquila. Piuttosto esiste il problema, enorme ormai cronico, del personale. Una carenza incredibile nel comune dell'Aquila come in tantissimi altri uffici. Il governo su questo deve fare una scelta importante, dice Biondi, e si chiede anche per l'Aquila un regime di deroghe per poter far fronte alle necessità. Allora, intanto credo che le inchieste, poi vediamo quante arriveranno a definizione e quante condanne ci saranno, comunque rappresentano una parte piccolissima rispetto ad uno sforzo economico incredibile. Secondo poi, io l'ho sempre detto, che si deve partire da una presa d'atto, che i nostri enti sono deboli strutturalmente, cioè abbiamo poco personale. Se voi pensate che dal 2009 al 2017 sono andati in pensione, cioè il Comune dell'Aquila ha un saldo negativo di personale pari esattamente quasi agli assunti con il concorsone, si capisce che sono andati solamente a compensazione di una pianta organica che comunque già aveva delle carenze. E questa stessa cosa me la sento ripetere al provveditorato, me la sento ripetere al segretario regionale, me la sento ripetere dal sovrintendente, me la sento ripetere dal genio civile. Bisogna partire da questa consapevolezza e bisogna dire al governo che sul personale bisogna fare delle scelte chiare, bisogna fare delle scelte nette e che i nostri enti, che avranno davanti ancora tanti anni da dedicare alla ricostruzione, devono essere messi nelle condizioni di avere un regime di deroghe, anche questo chiaro, a cui attingere per poter fare fronte alle tante necessità che abbiamo. Se si pensa che soltanto il Comune dell'Aquila ha un piano triennale delle opere pubbliche, di cui gran parte, se non la totalità, dedicato a lavori che in varie misure rientrano nell'ambito della ricostruzione, questo piano vale 370 milioni di euro, addirittura non riusciamo neanche ad individuare all'interno del personale del Comune il numero sufficiente di responsabili unici del procedimento per portare avanti le carte, figurarsi i lavori.